immediatamente. Johnny ci aiuterà. Vamonos! Mi sento un po' sul traghetto con Caronte negli inferi. Questo qui prendetelo come un vlog esplorativo, dove cerco di capire cosa c'è al di fuori delle città in Cambogia. Vamonos! Sto risalendo sempre di più la strada del fiume. Io ho incontrato questo signore che non riuscivo a capire cosa stesse facendo. A quanto ho capito, sta portando l'elettricità da casa sua al fiume, probabilmente per alimentare una pompa. Qui la situazione si fa sempre più disastrosa. Sempre più baracche, sempre più persone che vedi che stanno proprio male a livello fisico. Però c'è un'alternanza assurda fra queste persone qui e le persone che invece sembra non abbiano nessun problema. Comunque questa che è la Cambogia fuori dalle città, solitamente qui non ci vengono i turisti, non ci viene nessuno. Vediamo quello che ci aspetta. Qui addirittura sotto le lamiere c'è una fattoria. Hello? Plastica ovunque, è tutto molto disastrato. Però la cosa bella in tutto questo è che le persone sono felici di vederti. Ogni due o tre trovo qualcuno che mi saluta, già qualche altra persona mi ha invitato in casa, però voglio continuare a vedere un po' cosa si trova. Che poi è incredibile che fate due passi e si alternano case ben fatte e baracche. Ci sono mucche ovunque. Okay. Mucche ovunque è la strada che peggiora sempre di più. Nel mezzo del nulla più totale c'è questa mini fattoria. Ho visto dei bambini qua che si stavano rilassando e altri che stavano sul fiume. Ho detto diamo un'occhiata, giusto per vedere un po' com'è la situazione, stando attento dove metto i piedi. E la situazione è un po' questa. Fiume, barche un po' sparse, bambini che si fanno il bagno. E poi ci sono questi tubi che ci sono ovunque per portare l'acqua, per fare svariate cose. La cosa assurda è che questo non è il livello originale dell'acqua. Cioè l'acqua dovrebbe essere molto più alta. Sicuramente c'è di mezzo il riscaldamento globale. E in più, come se non bastasse, la Cambogia deve fare anche i conti con le dighe che mette la Cina e raziona l'acqua. Salvato da una bambina. Come sono sorridenti. Entrando un po' più nel merito, qui stanno costruendo casa. Probabilmente qua ci va il bestiame. Va bene, andiamoci. Continuiamo il nostro viaggio. Ho visto questa cosa che mi ha risolto un problema enorme. Soltanto che per raggiungerla è un po' un casino. Ma quanto devo essere stupido e masochista per cercare di fare video così? La prossima volta mi porto la GoPro e me la azzecco qua. Non rischio così di cadere. Comunque, aspettate, datemi un secondo. Allora, questo affluente è molto lungo, è molto lungo, è molto lungo. Su Maps stavo cercando un ponte per andare dall'altra parte del fiume e farmi il ritorno stando appunto dall'altra parte. E non capivo come potessi fare questa cosa. E poi, girandomi leggermente, la soluzione mi appare immediatamente. Johnny ti aiuterà. Qua sta pure la fila. Grande Johnny. Ma guardate che vest, ma guardate che movenze da esperto di vita. Uno sguardo che non si vede. E meno male, perché è serissimo. Però va bene così. Ogni tanto mi trovo i cameraman e proprio. Vamonos. A salire ci siamo saliti. Akun. Mi sento un po' sul traghetto con Caronte negli inferi. Che figata. Non usa nemmeno il motore. Come non detto. Come timone ha la canna di bambù. Il motore appena siamo arrivati l'ha spento e stiamo andando di abbrivio. Ho detto che Johnny, guardate che sguardo. No, guardate che sguardo. Non ha uno sguardo quest'uomo. Non ha uno sguardo. Solo serietà, solo serietà. Siamo approdati. È stato un tragitto molto breve. Non fa scendere se non si paga. Ah, ok. Can you help me again? Vediamo di non cadere nel fiume.
siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Okun, e va bene così. Okun, dai, un sorrisino alla fine l'ha fatto. Adesso ci tocca soltanto salire. Però questo co-cazzo che lo riprendo. Ci vediamo sopra se sopravvivo. Comunque qui dall'altra parte è ovviamente molto simile a dove stavo prima, con la grande differenza che ci sono un sacco di posti dove poter mangiare. Infatti mo ci facciamo un bel succo di canna qua. L'avete visto, vero, il video di Singapore? Quindi questa roba qui già la conoscete. Sono canne da zucchero, vengono messe in questo macchinario che le schiaccia ed esce il succo. No ice. Ghiaccio solitamente è sempre da evitare, ma qui più che mai, perché non sai veramente con che acqua l'hanno fatto. Potrebbero anche averla fatto con l'acqua del fiume. Okun, paghiamo. Pagato 50 centesimi. Caldissimo, ma molto buono. Sala di acqua zuccherata. Dai, non l'ho ripreso, ma abbiamo fatto il succo di canna insieme, che poi abbiamo travasato dentro a delle bottiglie che abbiamo messo lì per far raffreddare nel ghiaccio. È molto interessante questo fatto che comunque sì, è tutto molto disastrato, però allo stesso tempo ci sono giovani come loro che guardate che chioschetto ordinato si sono fatti. La macchina elettrica per fare il succo di canna, chioschetto super ordinato con tutte le bibite possibili e immaginabili. Quindi è bello vedere che in tutta questa, tra virgolette, distruzione, un passettino alla volta, un passettino alla volta, con questo cambio generazionale si sta cominciando a vedere del cambiamento. Anche perché la Cambogia ha una storia terribile, che noi non studiamo, tra l'altro, nelle scuole. Una cinquantina di anni fa ha vissuto questo genocidio dove, senza farla lunga, perché merita un video a parte, in Cambogia c'erano 4 milioni di persone, 1 milione di persone sono state letteralmente uccise e sterminate. E 40 anni fa, 40-50 anni fa, e l'altro ieri, tutte le persone che qui in Cambogia hanno più di 50 anni, quella roba lì l'hanno vissuta appieno. Il paese è ancora molto sentito da questa cosa. Queste sono le nuove generazioni che un passettino alla volta stanno contribuendo alla ripresa del paese. Ed è molto bello vedere che ci sia questa volontà. E l'ho vista non solo qui, ma in tanti altri posti. Ci terrei a sottolineare e descrivere quello che avete appena visto. Come questo chioschetto, ci sono mille attività diverse che ho visto in Cambogia che hanno lo stesso concetto. È molto semplice, ma allo stesso tempo molto potente. Non è tanto importante cosa tu faccia, ma è importante come lo fai. Anche se hai poco, però se lo fai bene, diventa eccezionale. E se tante persone, nel loro piccolo, fanno le cose come devono essere fatte, ordinate, pulite, messe insieme, creano qualcosa di straordinario. E questa cosa la sto vedendo in Cambogia, ed è veramente bellissima. Sostanza, non è importante cosa fai, ma come lo fai. Non è importante quanto tanto o poco tu abbia, ma come fai le cose. Ci chiediamo sempre come hanno costruito le piramidi, perché a noi ci sembra inverosimile. Credo più o meno così. Guarda qua che roba. Mi dà tutta l'impressione, tranne che siano leggeri sti cose. Quando dicono, ah, siete abituati al comfort, siete abituati a vivere nel comfort, adesso ho capito cosa vuol dire.